Buon sabato e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. Dal 26 aprile tornano le zone gialle in Italia con l'apertura di tutte le attività di ristorazione, sport e spettacolo nelle aree a basso contagio da Covid, ma solo all'aperto. E quanto è emerso prima da fonti di governo e poi dalla conferenza del Premier Draghi al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi. La cabina di regia anticipata al 26 di questo mese, l'introduzione della zona gialla, ha dichiarato poi Draghi, ma con un cambiamento rispetto al passato, nel senso che si dà la precedenza alle attività all'aperto, anche alla ristorazione, a pranzo, a cena e alle scuole tutte, che riaprono completamente in presenza nelle zone gialle e arancione, mentre in rosso vi sono modalità che suddividono in parte in presenza e in parte ancora in DAD. Poi dovrebbero riaprire i ristoranti anche la sera, ma come detto solo all'aperto. Dovrebbe restare il coprifuoco alle 22 nella fase delle nuove aperture. Dal 26 aprile però teatri, cinema e spettacoli dovrebbero tornare a essere consentiti. Al chiuso gli spettacoli invece saranno consentiti con i limiti di capienza fissati per le sale dai protocolli anticontagio. Dovrebbero poi essere consentite ancora anche gli sport all'aperto, mentre gli stabilimenti balneari e le piscine all'aperto riprenderanno soltanto il 15 maggio e il 1 giugno, dovrebbero riaprire al chiuso anche le palestre. Cambiano intanto anche i colori delle regioni. La Campania passa da zona rossa a zona arancione alla luce dei dati del monitoraggio settimanale del Ministero della Salute. Puglia, Sardegna, entrata la scorsa settimana nella fascia di rischio più alta, e Valle d'Aosta restano invece rosse. A fare il punto sulle riaperture, come detto, è proprio il Premier Draghi. Ascoltiamo un estratto. Direi da così, scorrendo le cose che sto per dirvi, che si possa guardare al futuro con un prudente ottimismo e con fiducia. Lo scopo di questo incontro è darvi conto dei provvedimenti che sono stati presi o sono in corso di decisione in questi giorni. Sono essenzialmente tre blocchi di provvedimenti, uno che riguarda le aperture, un altro riguarda lo scostamento di bilancio e il documento di economia e finanza, e il terzo riguarda le opere che sono state messe in cantiere e alcune parole sulla loro evoluzione. Le aperture. Volevo solo rimarcare, poi darò la parola al Ministro Speranza su questo, alcuni fatti di carattere, come dire, più generale, che sono usciti dalla riunione della cabina di regia che abbiamo avuto stamattina. Le decisioni di stamattina sostanzialmente si anticipano al 26 di questo mese l'introduzione della zona gialla, come poi vi chiarirà il Ministro Speranza, ma introducono un cambiamento rispetto al passato, nel senso che si dà precedenza le attività all'aperto, quindi anche la ristorazione all'aperto, a pranzo e a cena, e alle scuole. Le scuole aprono, tutte le scuole, come si dice, di ogni ordine e grado, riaprono completamente in presenza nelle zone gialla e arancione, mentre in rosso vi sono delle modalità che suddividono in parte in presenza e in parte a distanza. Prima di dare la parola al Ministro Speranza su queste misure, voglio dire che oggi, con la decisione di oggi, il Governo ha preso un rischio ragionato però, un rischio fondato sui dati che sono in miglioramento, ma non in un miglioramento drammatico, sono in miglioramento. Questo rischio che il Governo ha preso e che sicuramente incontra le aspettative dei cittadini, si fonda su una premessa, che quei provvedimenti che governano il comportamento nelle attività riaperte siano osservati scrupolosamente. Quindi mascherine, distanziamenti. Occorrerà una sensibilizzazione particolare delle autorità, sia le regioni, gli enti locali
e delle forze dell'ordine perché questi comportamenti vengano osservati. In questo modo questo rischio ragionato si traduce in un'opportunità straordinaria non solo per l'economia, proprio per la nostra vita sociale. Sono 15.943 positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Sono invece 429 le vittime in un giorno, nella giornata precedente erano state 380. 327.704 i tamponi molecolari antigenici processati, secondo i dati del Ministero della Salute. Nella giornata precedente invece i test erano stati 319.633. Il tasso di positività scende al 4,8%, ma sono 3.366 pazienti ricoverati nelle rianimazioni, in calo di 51 unità rispetto alla giornata precedente, nel saldo giornaliero tra entrate e uscite. Mentre gli ingressi giornalieri sono stati 199, nella giornata precedente 211. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 24.743 persone, in calo di 844 unità. Ascoltiamo proprio il punto dalla cabina di regia. L'incidenza di casi di Covid-19 nel nostro paese è in leggera e graduale diminuzione e si fissa intorno a 180 per 100.000 abitanti. Anche l'RT è in lieve calo ed è di circa 0,85, quindi di poco al di sotto dell'unità. Purtroppo invece resta elevato il carico sia sugli ospedali che sulle terapie intensive. Infatti il tasso di occupazione delle terapie intensive è di circa il 39%, quindi ancora ben superiore alla soglia critica che è fissata intorno al 30%. Data la situazione epidemiologica e la possibilità di un'iniziale graduale riapertura di molte attività, è importante che i cittadini rispettino delle regole di comportamento individuale estremamente prudenti. Sono 1.994 i nuovi positivi al Covid invece in Campania nelle ultime 24 ore, di cui 748 sintomatici su 19.495 tamponi molecolari esaminati. La curva del contagio cala in modo lieve con un indice di positività del 10,22% rispetto al 10,94% precedente. Nel bollettino dell'unità di crisi, aggiornato alla scorsa mezzanotte, le nuove vittime sono 31 e 1.520 guariti. I posti letto occupati in terapia intensiva calano da 136 a 131. In calo anche quelli di degenza ordinaria, 1.507 rispetto ai 1.557 precedenti. La Regione Campania ha ricevuto un numero di vaccini pari al 25% della popolazione. Siamo l'ultima in Italia per fornitura, è una vergogna. Lo ha dichiarato il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto appuntamento sui social del venerdì. Ascoltiamolo. Questo prospetto ci dice che la Regione Campania ha ricevuto un numero di vaccini pari al 25% della sua popolazione. Siamo l'ultima regione d'Italia per la fornitura di vaccini in relazione alla popolazione. L'ultima. Una vergogna. Ma c'è una vergogna doppia. Se vedete le altre due colonne, non so se riuscite a leggere, siamo l'ultima regione d'Italia per la distribuzione di vaccino Pfizer e di vaccino Moderna. Riceviamo il 16% di vaccino Pfizer e l'1,7% di vaccino Moderna. La cosa è importante perché sono i due vaccini che servono per la popolazione più anziana. Bene, questa è una vergogna nazionale ed è scandaloso che né i grandi organi di informazione né le televisioni pubbliche e private, né le forze politiche abbiano il coraggio e la dignità di porre rimedio a questa vergogna. Siamo al limite della delinquenza politica. Io non so come altro denunciare
una tale sperequazione nel trattamento dei cittadini italiani. Dovremmo essere tutti uguali davanti alla legge e davanti allo Stato. Non è così. Il motivo della polemica, dunque, di questi giorni era questo. Continua il mercato nero dei vaccini. Ora, questo significa semplicemente che noi abbiamo 200.000 cittadini campani che vengono privati del vaccino. A fronte di questa realtà vergognosa, è davvero intollerabile dover ascoltare litanie, liturgie, parole prive di senso, banalità. Chiedo a tutte le forze politiche di dare una risposta chiara. Ritenete di rimuovere questa vergogna o no? E assumetevi la responsabilità di quello che dite. Gesto intimidatorio nei confronti di Luigi Vittorioso, il nuovo direttore del presidio ospedaliero San Giovanni Bosco di Napoli, che oggi, come fa sapere l'ASL Napoli 1 Centro, ha trovato le quattro gomme della sua auto squarciate, probabilmente dalla lama di un coltello. Un gesto vile e inqualificabile, ha dichiarato il direttore generale dell'ASL, Ciro Verdioliva, ma Vittorioso deve sapere che l'intera azienda è al suo fianco. Quanto è avvenuto ci dice anche che il cambiamento avviato da tempo e che si è già caratterizzato con azioni concrete continua ad andare nella direzione giusta, finalizzato a sradicare chi pensa di usare questo ospedale come casa propria. Non ci fermeremo e non ci fermeranno, conclude Verdioliva, nella nostra azione di ripristino della legalità. I treni diventano Covid free grazie al debutto dell'iniziativa sperimentale delle Ferrovie dello Stato, che prevede il transito di una coppia di treni al giorno sulla tratta Roma-Termini-Milano Centrale senza fermate. Potrà salire solo chi ha fatto un tampone negativo, un test molecolare sempre con esito negativo. Il Frecciarossa parte la mattina dalle 8.50 da Termini a Milano Centrale senza soste e un altro Frecciarossa che alle 18 va a Milano Centrale a Termini. Quando prenota il passeggero viene informato che il treno è Covid free e si può prendere solo esibendo tra il biglietto e il certificato di negatività con il test fatto 48 ore prima della partenza. Lo stesso test si può fare nell'area dedicata davanti alla stazione, bisogna presentarsi 50 minuti prima della partenza. I biglietti sono in vendita da domenica 11 aprile. Nell'ambito delle attività di repressione e prevenzione dell'abbandono illecito di rifiuti provenienti da utenze domestiche, industriali e agricole, mirato anche alle discariche abusive, il raggruppamento Campania dell'esercito italiano su base 7 Reggimento Bersaglieri ha svolto una nuova operazione di controllo straordinario contro lo smaltimento illecito e sulla prevenzione dei roghi industriali, artigianali e commerciali nel comune di Napoli. Secondo la programmazione dell'incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi della regione Campania nell'ambito della Terra dei Fuochi. Ieri 16 aprile sono entrati in azione due equipaggi misti per un totale di 6 unità dell'esercito italiano e della Polizia Municipale Ambientale di Napoli che hanno provveduto al controllo e al sequestro di un'attività imprenditoriale e alla sanzione amministrativa per un totale di 5.000 euro a carico del responsabile che è stato anche denunciato per i reati ambientali. L'area di dimensioni pari a 500 metri quadri insieme a 200 metri cubi di rifiuti speciali è stata sequestrata. L'attività si inquadra nelle azioni di secondo livello operate da pattuglie congiunte dell'esercito e dei corpi di polizia municipale e metropolitana che si aggiungono agli importantissimi settimanali Action Day. Arriva in anticipo, come ogni sabato, il bollettino di contagi Covid a Caserta e provincia, divulgato dall'ASL Terra di Lavoro. I nuovi positivi odierni sono 263 su 2.621 tamponi processati, per un tasso di incidenza pari al 10,03%. Solo un decesso registrato nelle ultime 24 ore e 272 guariti. Gli attualmente positivi quindi diminuiscono di 10 unità. Le città con il maggior numero di attualmente
nuovamente positivi sono ancora Caserta con 583, Aversa con 336, Marcianise che sale a 471 e Maddaloni 387. I comuni Covid free invece sono San Gregorio Matese, Rocchette Croce, Rocca Romana, Ponte Latone, Liberi, Gallo Matese e Ciorlano. I militari appartenenti alla stazione Carabinieri Forestale di Formicola e del gruppo Carabinieri Forestale di Caserta, con l'ausilio dei medici veterinari dell'AS di Caserta, nonché dei tecnici dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici, hanno constatato presso un allevamento zootecnico bufalino sito nel comune di Capua, in località Frascale alla via Brezza, presenza di accumuli in maniera incontrollata di effluenti zootecnici sul nudo terreno all'interno del plesso aziendale e dei terreni limitrofi. L'assenza di operazioni di utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici prodotti, sia per l'assenza dei mezzi adibiti a tale attività che per l'assenza della comunicazione al sindaco delle operazioni e per la mancata tenuta del relativo registro delle utilizzazioni agronomiche. Le acque di lavamento dei piazzali, unitamente ai liquidi di sgrondo, confluiscono all'interno del fosso di scolo ubicato al lato ovest del complesso aziendale. Atteso che l'azienda non ha effettuato la prevista utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici, bensì ha smaltito gli stessi sul suolo in maniera incontrollata. Si è così proceduto al sequestro dell'intero plesso aziendale e delle sue pertinenze, con facoltà ad uso dell'azienda solo ed esclusivamente per il governo degli animali. Ovviamente il titolare dell'azienda agricola è stato denunciato in stato di libertà per il reato di gestione illecita di rifiuti speciali costituiti da effluenti zootecnici. Dopo il caos a Marcianise e le immense file al centro vaccinale presso l'ospedale cittadino, è stato varato un preciso piano straordinario con un summit al comune che ha riportato subito ordine e serenità nelle operazioni di inoculazione ai cittadini. Non sono stati più registrati assembramenti, con l'accesso degli utenti molto più fluido. Gli stessi sono stati vaccinati nell'orario indicato, chi è arrivato prima o dopo è stato respinto. Il programma di vaccinazione è stato così rispettato nuovamente al meglio. A fare il punto della situazione è il sindaco di Marcianise, Antonello Velardi. Ringrazio la Protezione Civile e la Polizia Municipale di Marcianise che hanno dato un grande contributo. Ringrazio gli addetti dell'ASL che finalmente hanno provveduto a organizzare accettando le nostre indicazioni. E ringrazio i cittadini che si sono volontariamente adeguati, accettando le disposizioni. La dimostrazione che quando si vuole, le cose si possono fare nel modo giusto, ha concluso Velardi. Sarà inaugurata domani, domenica 18 aprile, l'area pubblica riqualificata degli orti sociali urbani che sarà dedicata a Luigi Vanvitelli a testimonianza dello stretto legame esistente tra il famoso architetto e la città di Casagiove. Si chiamerà gli orti del Vanvitelli, l'area pubblica verde multifunzionale riqualificata situata a Casagiove in via Lazio. Lo spazio sarà inaugurato domenica alle 10.30 dal sindaco Giuseppe Vozza, il quale consegnerà simbolicamente le chiavi d'ingresso degli orti sociali urbani ai primi assegnatari beneficiari delle particelle destinate alla coltivazione di verdure e ortaggi per uso familiare. Non è un caso che si è deciso di dare un toponimo di stampo regale all'area, dedicandola proprio al Vanvitelli. Lo spazio infatti dista poco più di 100 metri dalla Reggia di Caserta, il più importante sito reale borbonico dell'antico Regno di Napoli. Una ricerca storica effettuata ha permesso di accertare che in corrispondenza del muro di cinta del Palazzo Reale, alle spalle dell'attuale scuola elementare De Filippo, già nei primi anni del 1800, era presente uno dei cosiddetti Giardini delle Delizie della Reggia, luogo presso il quale si produceva quanto necessario per la tavola della Corte Reale. L'intera sistemazione dell'area è stata concepita come un orto giardino formato principalmente da uno spazio riservato a parcelle ortive, da affidare a singoli assegnatari, e da un'area di minore estensione da destinare invece a un giardino pubblico e zona di sosta pedonale, con spazi a verde comune, un orto comunitario ed orto didattico, alberi da frutta, fiori, aiuole e un'area per i giochi e di condivisione. Il tutto in una continua interazione spaziale, culturale e soprattutto ambientale.
Concludiamo come di consueto anche con lo sport. Napoli-Inter, un crocevia fondamentale per entrambe le squadre. Domani sera al Maradona, la squadra di Conte punta a mettere la parola fine al campionato e a chiudere i conti con tutte le inseguitrici. Il Napoli invece aspira a fare un passo in avanti per la lotta per la conquista di uno dei piazzamenti Champions, quindi dei primi quattro posti in classifica, che danno diritto a partecipare nella prossima stagione alla blasonata competizione internazionale. Uno spartiacque, un punto di non ritorno per entrambe, anche se l'Inter ha il vantaggio rispetto agli azzurri di una classifica in cui veleggia in testa e tutto sommato anche una battuta d'arresto un pari a Napoli non comprometterebbe in alcun modo la corsa verso la conquista del tricolore. Per i partenopei invece c'è solo un risultato, perché in caso di mancata vittoria le concorrenti per un posto in Champions ne potrebbero trarre un vantaggio molto importante. Gattuso proverà soprattutto a chiudere le fasce laterali dell'Inter per limitare la spinta degli esterni di difesa e le loro sovrapposizioni in attacco. Grande contributo e notevole sacrificio sarà chiesto ancora a Insigne e Politano, quest'ultimo sicuro titolare anche per l'assenza di Lozano squalificato. L'unico dubbio di formazione per Gattuso riguarda l'attacco, con il solito ballottaggio Mertens-Osimhen, mentre c'è Demme con Fabian Ruiz a centrocampo. Per Conte sempre la formidabile coppia d'attacco Lautaro-Lukaku in avanti sulle fasce Hakimi e ancora Darmian. In mediana il trio Barella, Brozovic-Eriksen con Vidal disponibile dalla panchina. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi e vi do appuntamento con l'informazione di Teleprima alle ore 21. Buona giornata.